al Quirinetta di Roma da ieri, Maddalena Crippa in E pensare che c'era il pensiero di Giorgio Gaber. Una formidabile prova di teatro canzone. Come nasce questo desiderio di affrontare questo tipo di teatro? Ma il teatro canzone devo dire che mi riguarda abbastanza, perché come dico sempre, cioè, Gaber è un cantante che è approdato al teatro, io sono un'attrice che è approdata alla canzone. E non è il primo spettacolo che faccio di questo genere, ho fatto Canzonette Vagabonde, Sbuma, Su dell'Alma e sempre più, diciamo, i miei spettacoli si sono, come dire, molto avvicinati come dire, allo schema gaberiano. Anche l'unica differenza è che Gaber, insieme a Luporini, ovviamente è autore, mentre io sono interprete. Io, diciamo, nei miei spettacoli ho sempre preso altri autori per fare il mio, come dire, filo drammaturgico, no? Mentre Gaber scriveva dalla A alla Z le canzoni e anche i testi. Ecco. Maddalena, ci sono delle grandi cantanti, delle grandi attrici. Fino ad oggi ti conoscevamo nel secondo gruppo. E ieri abbiamo scoperto che esiste una forma particolare di professione, la cantante-attrice. Attrice. Nel senso che la tua interpretazione si arricchisce, oltre che dalle straordinarie capacità musicali che hai, da una vena interpretativa che non è comune. Sì, questo è vero, nel senso che io credo, proprio essendo attrice, penso che come sempre affronto una canzone, io non la canto da cantante, ma la canto da attrice, cioè da qualcuno che racconta una storia. E allora per questo, come dire, anche scelgo tutti i registri della voce, no? Che sono quello appunto del canto, ma anche la voce parlata, cioè scivolo dentro tutti i mezzi di espressione che io ho, e dunque li uso. Ieri sera vedendoti in scena, per quanto si trattasse di un testo noto, non riuscivo a non pensare che sembrava un testo scritto per te o Esatto. addirittura scritto da te. E questo è appunto quando il pubblico fa questo tipo di osservazione, devo dire che ha ragione, perché io l'ho veramente assunto e come dico sempre, io non recito in questo spettacolo, sono, per cui le parole di Gaber diventano mie e io rifletto in tempo reale sia sul piano privato che su quello sociale, no? Per cui è una maniera non d'attrice di stare sul palcoscenico, ma da, ripeto, da essere umano. E dunque veramente le parole, come dire, le ho digerite e fatte mie e c'è questa cosa anche di oggi, io sono una donna di oggi, lui l'ha scritto nel 94, ma io sono di oggi, dunque io rifletto tutto il nostro presente dentro le parole, no? E anche questo le fa sembrare così attuali. Poi lui era un preveggente assoluto, nel senso che nel 94 già scriveva delle cose appunto che oggi sono all'ordine del giorno, e magari allora erano solo in nuce, Una delle canzoni, se io sapessi più concretamente bene distinguere il bene e il dal male, male. ma questo riguarda anche la Maddalena nella vita, oltre che come Beh, attrice. assolutamente, devo dire che soltanto dall'alto dei miei 54 anni posso, come dire, questo significa ovviamente un'esperienza di donna, di vita, no? Posso restituire e comunicare la profondità di queste parole, perché questa è una canzone che io adoro, è uno dei brani a cui sono più affezionato, mi commuovono profondamente, no? Perché appunto se gli esseri umani sapessero cosa fa bene o cosa fa male, ovviamente vivrebbero meglio, ma purtroppo ognuno lo vive con l'esperienza della propria vita e scontrandosi, no? Con il dolore, gli sbagli, gli errori. E E il mi fa male il mondo? mi fa male il mondo? Beh, mi sembra che ci fa abbastanza male adesso. Dunque è il leitmotiv di tutto lo spettacolo, no? Perché veramente viviamo in un tempo brutto, in un tempo cupo, in un tempo buio, in un tempo dove appunto le parole di Gaber sono necessarie, trovo io, sono fondamentali. Si avvertiva molto forte anche questo tuo bisogno di dire delle cose sul nostro presente politico, sociale.
E si avvertiva come profondamente vero quando dicevi io come persona ci sono. Cioè dai l'impressione di una persona intimamente impegnata. Ma assolutamente sì, io non lo so, io sostengo che questo mestiere dell'attore, cioè, ha senso, appunto, non nel senso del pavoneggiarsi o di dimostrare quanto sono brava o, cioè, questo è banale, una cosa che magari può funzionare i primi anni, ma dopodiché, almeno poi come lo vivo io sono al servizio, no? Per cui io sono strumento di riverbero. Per far passare delle cose importanti che sono scritte dagli autori. E dunque è chiaro che cioè per me c'è questa militanza delle parole, no? E di servire veramente un autore. Sto facendo Gaber, servo Gaber, no, non sto io davanti, ma sono al servizio e però me lo assumo, cioè l'ho proprio, come dire, e credo che oggi. In particolar modo con tutto il bailame di schifezze o di confusione in cui siamo immersi, è così importante questa, come dire, responsabilità etica, umana, personale, soprattutto, ripeto, per chi fa questo mestiere è fondamentale e vedo che cioè il pubblico ne ha un bisogno grandissimo perché la gente è scollegata da se stessa, è disorientata, è separata, è no, c'è troppa povertà spirituale e di collettività nel nostro mondo che apparentemente no, sappiamo tutto, comunichiamo in tempo con tutto il pianeta, ma poi alla fine siamo soli, siamo soli, siamo come dice Gaber, no? Siamo come sconfitti. E poi lui mi piace questo essere così caustico, andare dentro le cose, ma poi c'è sempre, almeno questo glielo do io anche perché, ma c'è dentro però le sue canzoni, ma questa qui questa che dicevi prima, che è proprio in un tempo, che finisce come io, come persona, pensa che Luporini, quando è venuto a vedere lo spettacolo, lui dice speriamo che non facciano questa canzone perché gli aveva sempre fatto schifo a Luporini, no? Questa canzone. E come l'abbiamo fatta noi, cioè come l'abbiamo articolata, era impazzito, cioè veramente era felicissimo, perché davvero anche lì non c'è un rifare Gaber rifacendo agli arrangiamenti, cioè qui c'è un lavoro grande, tu mi chiedevi prima quanto avete provato, e abbiamo provato, ripeto, nel corso di 6 mesi, cioè le cose sono veramente maturate, sviluppate insieme a Massimiliano Gagliardi, il musicista, arrangiatore, e proprio. Ripeto, sempre al servizio, non perché io canto bene una canzone, chi se ne frega, cosa significa questa canzone? Cosa dobbiamo comunicare con questa canzone? E tutta questa canzone che parte che viene da dopo, no, qualcuno era comunista e poi c'è questo tempo che viviamo terribile, questo tempo che ci minaccia, questo tempo dove noi non decidiamo niente, e poi però c'è questo riscatto che dice no, scusa, ma io ci sono. Io come persona, con i sentimenti, con la mia forza, come donna, come uomo, ci sono, cioè vuol dire, cioè svegliamoci, no? La vita è nostra. Cioè, no, non so come dire, c'è cioè, sempre dentro un grandissimo stimolo, un pungolo, non so, mi piace molto. Io trovo che Gaber sia stato un artista di una grandissima onestà intellettuale e di un calore umano notevole. Proprio notevole. Maddalena, grazie. Prego.